Realizzo ora che domani c'è un derby e oggi non posso non fare il video. Prepartita di Inter Milan di Coppa Italia. Sarà un derby carico di emozioni perché il Milan arriva dalla sconfitta per 3-0 in campionato con l'Atalanta e avrà voglia sicuramente di rifarsi. Ma non ci sarà Donnarumma in porta perché è stato espulso contro il Torino, pur stando in panchina. Ha detto qualcosa all'arbitro, l'arbitro l'ha cacciato. Ci sarà Tatarusiano in porta, ma l'Inter arriva da un opaco 0-0 di cui ne abbiamo ampiamente parlato anche nel post-gara. E vincere questo derby, a parte che te ne vai in semifinale, probabilmente contro la Juve. Ma attenzione alla spalla. Però cariti l'ambiente in vista della partita di campionato contro il Benevento. Quindi già sei fuori dalla Champions e se esci anche dalla Coppa Italia, beh. Non so come definire la stagione, quindi c'è rimasta la Coppa Italia, c'è rimasto il campionato. Andiamo al 100% su queste due competizioni e vedremo se davvero domani sera azzanniamo la partita. Ragazzi, eh sì, non è semplice. Il Milan, appunto, è squadra. Con Tatarusiano in porta, forse c'è più c'è meno apprensione in fase realizzativa, però il Milan c'ha 10 giocatori di movimento. Ecco, Calhanoglu potrebbe essere un assenso importante. Teo, falso positivo, rientrato. Kalulu non c'è. Si è fortunato contro l'Atalanta. Romagnoli e Kier dovrebbero esserci. Calabria c'è. Non so chi affiancherà che sì. La squadra c'è, ragazzi. C'è anche un Mario Mangio che c'è, voglioso di fare bene dopo che contro l'Atalanta è stato un po' come tutto il Milan, poca roba. C'è un Ibra che ha stemperato sui social la tensione che si vive in casa Milan in campionato dopo quella brutta sconfitta. Vedremo davvero come andrà a finire questo derby. Ovviamente forza ragazzi, forza Inter sempre. Veniamo agli 11 che scenderanno in campo. Questa e le gambe, testa e gambe, e oltre a questo per l'Inter ragazzi, lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale attivando la campanella. Spero vi sia piaciuto il video. Noi ci vediamo domani con il post partita di questo derby. E poi a febbraio c'è quello di campionato. Quindi iniziamo col vincere questo e poi lo ribaltiamo anche in campionato. Lo score. Ok? Bello.